Quarta parte della mia collezione di cassette. Partiamo subito con questa, Diabolik. Sì, Diabolik, si pronuncia in maniera diversa, un intrigo noir. Quindi, questo però è carino, non mi ricordo bene la trama, comunque è una suspense incredibile, so che noi ve lo consiglio, uno che vi consiglio di vedere assolutamente. Primo. Oh, ragazzi, io ancora direte: ma che palle questi documentari, eppure ce l'ho ancora. Stavolta si parlava del lupo. Ripeto, se Piero Angela parla del muro, di un muro, vi emozionerete anche di quello. Perché te lo spiega in maniera carina, intelligente, non è difficile, pure i mentecatti possono arrivarci. Oh, ancora il Signore degli Anelli, ne ho parlato nella parte 1, mi sembra. Questo è il terzo. Terzo, ragazzi, è figo. La battaglia finale mi piace. Io amavo i Nazgûl e qualche sfigatello, diciamo, tra virgolette, ma i Nazgûl li amavo. Io ti favo i cattivi, sarò forse l'unico, ma l'Hobbit, coso di Frodo, Sam, io non li potevo proprio vedere. Tutti quegli Hobbit piccini, nani, mi stavano antipatici. Oh, chi è che non si ricorda questo? I Dark Tale. Le avventure di Qui, Quo, Qua, Zio Paperone, cosa, Jack McQuack, ci sono tante serie di cassette, ma ne avevo solo questa, consumata. Il principe cerca moglie di Landis. Landis è un ottimo regista, bravissimo. Mi sembra che neanche lavora più adesso, vabbè. Qua lavorano sempre i soliti cani. Campione di Cassi, in quell'anno lì, praticamente la storia di questo principe africano che non vuole sposare, non vuole vivere nel lusso in Africa, vuole provare a essere una persona normale in America. E lì si fa assumere appunto da questo qua che è proprietario di una catena di fast food che chiaramente è McDonald's, ma lo chiama in un'altra maniera. Si fa accompagnare da un suo amico, mi sembra. Invece che prendere una casa con i soldi, prende un buco, si fa trattare di cavolo proprio per provare a essere una persona normale. Alla fine trova l'amore, come noi. Lui, tra l'altro, fa tre parti: la parte di Clarence, il barbiere, il principe, il protagonista. Randy Watson, il comico, è solo il vecchio. E li fa sempre lui, quattro parti diverse. Questo film mi piace, insieme alla poltrona per due che danno tutti i Natali, tutti i Natali. Altro film preferito mio, Jack lo squartatore, la storia appunto di Jack con Johnny Depp. Io mi piace Johnny Depp come attore. Non è che vi posso spiegare la storia di Jack lo squartatore, ci vorrebbe un video a parte. Praticamente sono gli omicidi di Whitechapel. Questo pazzo, questa persona uccise 5 prostitute, le smembrò, insomma, diciamo che si divertì parecchio. Quindi questo ispettore viene mandato a investigare, basta. In realtà è questo, sì, però un finale incredibile, a me piace. Era mio padre, questo lo devo prendere in DVD, l'ho visto. Tom Hanks, Paul Newman, Judy Law. Anche qui è carino, praticamente la storia di questo ragazzo che vede appunto che ha ucciso suo padre. Quindi praticamente scappa, però poi assolve un killer. Non l'ho visto, lo vedrò poi volentieri in DVD. Sul calcio, Ronaldo, quando è arrivato in Italia, ci sono tutti i gol più belli quando lui era nel Barcellona. Niente che. Magic English, ancora. Hello, quindi questo qua già lo so dire grazie a Magic English, probabilmente. Mi ha insegnato più con la cassetta che a scuola. Questo Schwarzenegger, giorni contati, praticamente c'è la profezia dove il demonio arriva, spacca tutto.
finale ti lascia molto con la mano in bocca, ci rimani veramente male. È da guardare su qua in realtà, su qua io personalmente un'occhiata ce la darei se fossi in voi, però non è un filmone, un film così che ti fa passare un'oretta. Il cattivo spacca tutto, è Satana, cioè non è che ci mandi Schwarzenegger, cioè non lo so, io lo consiglio perché mi ero divertito in realtà a vederlo. C'ero rimasto malissimo per il finale, non ho mai più guardato per quello. Ah, Dinky, ma questa è una cassetta che ho preso da piccolo nel 94, credo veramente un sacco di anni. Ma non me la ricordo neanche. E viene sul seguito della scia della Valle Incantata. Qua, come vedete, c'è questo. Quello verde che sembra quello della Valle Incantata, poi in realtà c'è l'Opterodattilo che è quello della Valle Incantata. Vabbè, diciamo che sembra Dinky, piccolo dinosauro. Frega niente a nessuno. Queste due cassette, Ramma, ne ho parlato già prima nella parte 3. Sherlock Holmes. Uno dei presenti più carini che a me piace da matti, si trova su YouTube benissimo. Praticamente la storia, questa è la puntata. Questo persona va da Sherlock Holmes per indagare sull'omicidio sulla morte misteriosa di questi archeologi che hanno fatto uno scavo in Egitto e si pensa che ci sia la maledizione. Uno muore nello scavo, durante lo scavo muore, gli altri cominciano a morire tutti. Il problema è che muoiono tutti e quattro. Muoiono tutti e Sherlock Holmes capisce però dov'è l'inganno. Non ve lo spoiler che se per caso le avventure di Sherlock Holmes su YouTube, sparate a vedere in italiano, però diciamo che il finale non è prevedibile. Come spesso accade in questo telefilm, non è molto spiegato, ma al finale ti rendi. Non è stucchevole, non te l'aspetteresti chi è colpevole. L'altro film è Scary Movie. Questo non ha bisogno di presentazioni. Il più bello dei 5. Mi ha fatto piegare da ridere. Mi fa ancora piegare da ridere. Bellissimo. Jurassic Park. Questo, ragazzi, lo amo. L'unico intelligente. Perché c'era Spielberg, un film che ha vinto tre premi Oscar nel 93. Io ho letto anche il libro, un po' diverso da questo. Avevo fatto un video, mi sembra, dove spiegavo la differenza tra il video e il film. Praticamente quest'isola perduta, remota, questo laboratorio, un imprenditore, fa delle cose genetiche, fa fare degli esperimenti genetici dove ricrea col DNA i dinosauri. Per mettere in un parco. La prima cosa è perché mai recuperi questi bestioni per buttarli là per fare soldi? Sì, ok, però mi sembra una stupidaggine. È ok. Beh, questo è un bel film, secondo me. È da vedere. Io adoro i dinosauri, mi piace. Il 2, il 2 è così così, non è come l'1. Bella la parte del dinosauro che va a Los Angeles, spacca tutto. Però nulla di che, 3 c'è lo spinosauro, hanno levato il tirannosauro, hanno messo questo bestione umano, tutto energumeno, però il 3 non funziona. Il 4 c'è qualcuno che ha detto che è bello, ragazzi, ma ci rendiamo conto che schifo che è il 4, è una vergogna, ma di cosa stiamo parlando? Un tizio che entra in una gabbia in mezzo ai velociraptor dovrebbe essere massacrato, eliminato, li comanda così. Sembra così, guarda, come c'è Mr. Crocolo in Dundee nella scena del bufalo, che lui ci mette così, cioè. Boh. Doveva essere eliminato. Il finale incredibile dove i dinosauri si alleano contro il super dinosauro mega tosto, si alleano. Ma come si alleano? Ma che non lo so. Qua, ho visto qualcuno, ha messo anche positivo il 4. Per gli effetti speciali sicuro, ma di questi tempi con un po' di soldi riesce a farli veramente bene. L'uno è veramente un bel film. Il 4 è una schifezza. Cioè io metterei in ordine di bruttezza al primo posto il 4,
perché è una cosa indegna. Secondo me è indegna. Poi se qualcuno piace, vabbè. Gente che ama Transformers, non mi devo trasformare, non è che mi devo stupire. Il 3 e il 2. L'1 è il meno brutto, l'1 è benissimo. Secondo me. Poi vabbè, questo è un altro documentario. Oh, io qua mi trovo della roba che non sapevo di avere, come i puffi. Io ho sempre odiato i puffi, porca miseria, mi trovo la cassetta dei puffi. Quando si è piccoli si sembra un po'. Ancora Sherlock Holmes? Patch Adams, Robbie Williams, bellissimo film. Non è il mio preferito di lui, lo dico in maniera proprio chiara. Non, per quanto sia un bellissimo film, non è il mio preferito di lui. Scomparso veramente in maniera repentina, in maniera che non ci aspettavamo. Però veramente questo è stato un grandissimo attore. Al di là di che si è suicidato, che molti ho visto anche su Facebook, hanno detto, ma lui se ha preferito morire invece che affrontare la depressione. Io credo che ognuno reagisce alle cose a modo suo. Lui ha reagito così, poi senza sapere le cose sarebbe sempre meglio chiudere il becco. Totò Lemucò, ah, questo è uno, mi piace di Totò, lo apprezzo. È la storia, per esempio, di questo Antonio Lumaccone che viene chiamato da una banda di ladri, di assassini in Algeria perché lo confondono col cugino Pepe Lemucò. Lui va là credendo che deve andare a suonare e invece deve andare a sparare alla gente. La incontrerà la tizia che gli spiega il segreto della forza di Pepe. E qua è chiaramente un riferimento a Sansone sulla forza. E praticamente sì, c'è un po' la prova d'amore, c'è un po' duello all'ultimo sangue, il finale poi incredibile che batte Totò Lemucò nonostante abbia la forza mentre Antonio Macaulay non ce l'ha. Riesce con l'intelligenza a sconfiggerlo. Chiaramente il riferimento a Sansone, è chiaro. Questo è un bel film. Oh, il 2. Il 2. Ah, no, il 3, scusa. Anche qui è Moniusa. Porca di quella miseria. Ma la BBC si diverte. Ti affezioni qua a un Leopleurodon, che era un piccolissimo bestione di 25 metri, una specie di transatlantico. Ti ci affezioni, cioè, perché vedi proprio la sua vita, vedi quando partorisce, quando fa partorire i cuccioli, quando va in giro, e cosa succede alla fine? Crack, muore. Porca miseria, io non so che ha fatto questo documentario, però io mi dispiace quando vedo sti qualche crepa. Buzz Bunny, per la stessa, per le stelle di Sfegen. È un cartone che si può dire tanto. Chiudiamo con questa. Animali e leopardo, documentari ovunque. E la quarta parte è fatta. Ce n'ho ancora le cassette, ce n'ho veramente tantissime. Credo ci sia ancora una quinta parte e probabilmente anche una sesta. Ripeto, queste sono solo le cassette originali. Perché se dovessi recensire tutte, ci vorrebbero 20 puntate, ci vorrebbero 20 episodi da 20 minuti perché sono tantissime. Queste sono più o meno le opinioni personali sui film. Ora, sicuramente tanti non saranno d'accordo, soprattutto dopo che io ho toccato il magnifico Jurassic World. La gente mi criticherà, mi massacrerà sotto. Però, anzi, ho visto qualcuno che ha comprato anche l'edition speciale di questo film dicendo che è un capolavoro. Apro parentesi, ma poi chiudo poi la parentesi. Mettere insieme due specie mortali non è una bella idea, cioè, a prescindere mi sembra un'idea stupida. È come quella del primo, come tu ricrei questi esseri che
possono eliminare, crea solo gli erbivori, tanto non ti rompono le scatole. No, bisogna creare quelli pericolosi. Ma qua si uniscono i DNA di un tirannosauro e di un velociraptor. Sono due specie che non devono, non dovrebbero nemmeno essere riportate in vita, per quanto mi riguarda. Invece, la cosa brutta è che le uniscono e esce fuori un bestione intelligente, perché i raptor erano intelligenti, e potente come un tirannosauro. Quindi addirittura fa un agguato, sto, che non mi ricordo come l'hanno chiamato, Dominicus Rex, una cosa così. Fa un agguato a un tizio, fa una trappola, fa un agguato. Ma la scena più bella, l'ho detto, è quella che lui entra nella. Poi ecco, ora mi viene in mente perché l'ho visto anche da poco. I Velociraptor. A un certo punto assurdo, lui con la moto che corre in mezzo ai velociraptor, che si alleano con lui, cioè lui li usa per arrivare al tizio, no? Al super predatore, si alleano all'umano, quindi non lo sradicano. Incontrano questo dinosauro potentissimo, parlano, perché lui capisce anche il linguaggio raptor, visto che è per DNA. E ci parleranno e questi qua si alleano contro l'umano. Poi alla fine si alleano di nuovo, cioè si alleano di nuovo con l'essere umano, con, cioè, un paciugo incredibile. A qualcuno piacerà, a me veramente ha fatto schifo, una cosa indegna. I fan mi verranno a distruggere, ma diranno: non capisci un cavolo di cinema, sai niente, così proprio, ce li vedo, capisci niente. E invece no. Ne capisco sicuramente di più, perché gente che ama il cinema, una cosa simile. No, no. Vabbè, ragazzi, mi sono un po' troppo preso con questo film, però ci sono rimasto veramente male, perché l'uno è veramente stato bellissimo. Cioè, è stato non bellissimo, è stato bello per me. Anche l'uno ha i suoi haters, gente che ci fa schifo, non mi piace, è una merda. Invece l'uno era un film bello, il due così così, il tre, lo vedi per i dinosauri, e il quattro non si dovrebbe vedere, secondo me. Va bene, ci risentiamo alla quinta parte. Grazie ancora, ciao.